servizi di studio presenti in città, il percorso di studio da intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado. In effetti, questo salone veramente è stato per anni un grande, è stato realizzato e portato avanti con un grande successo, visitato da migliaia di persone. E noi, di fronte a queste limitazioni imposte dall'epidemia, non ci siamo fermati, anzi, come si dice, abbiamo fatto di necessità virtù e abbiamo organizzato appunto questo portale, che è ancora più utile, se possiamo dire, perché più esaustivo, in quanto effettivamente dà una visione globale di tutta l'offerta formativa del presente in città, in quanto presenta dagli asili nido alla realtà degli asili nido alle scuole secondarie di secondo grado. Io voglio ringraziare tutti i dirigenti e i docenti che veramente hanno fatto un ottimo lavoro, e in particolare, ripeto, la rete LISA, nella persona della sua presidentessa, la dottoressa Annalisa Frigenti, la dirigente Mirella Amato, la dirigente Esther Andreola, Emiliano Barbuto, dico Mirella Amato dell'Istituto Calcedonia, ecco. Esther Andrea del liceo artistico, Emiliano Barbuto, dirigente del Dipalo, Galileo Dipalo, mancherebbe, dovrebbe arrivare fra poco Claudio Naddeo, preside no, non sapevo, non ho capito cosa dicevate, comunque del Trani Moscati. Che hanno coordinato il lavoro, portato avanti questo eccellente lavoro. Ringrazio Luca Giordano di Area Design, che ha praticamente realizzato questo portale.